with somebody. Te lo ricordi? Oh, let's go. La sigla, la sigla. Amici di Liguria Web TV, questa puntata è dedicata alla cultura, con un personaggio che ormai è diventato, prima di definire un abitué, occorre ancora qualche puntata. Ma è da dire che, per quanto mi riguarda, assieme al Combattì Malassio, è la terza volta che ci viene a trovare Ilario Navone. E già dalla prima puntata a lui dedicata, ma soprattutto al suo pareggiabile lavoro di foto e di restauro di foto, avevamo concordato che non si poteva esaurire l'argomento in 5-6 minuti di una puntata, ma periodicamente Ilario Navone sarebbe venuto a raccontare ai nostri spettatori le tecniche di restauro e soprattutto a farci vedere tutte le sue belle foto che trova, che scarica, con un lavoro veramente molto meticoloso. Ilario, intanto grazie di essere con noi. Certo. Allora, io ho colto una volta una frase: mi è più facile trovare in cima, in capo al mondo, foto di Albenga che non negli archivi albenganesi. Dove le scovi di queste foto? È un po' in tutto il mondo le scovo. Magari qualcuno, qualche privato, magari ce l'ha, ma se non lo conosco è difficile reperire. Cosa vai a cliccare quando cerchi queste foto? Ah, vado a cliccare Albenga antica. E parte i motori di ricerca, vanno a girare un po' tutto il mondo. Non è che prima o poi ti esce Scipione l'africano con qualche foto, eh? Magari. O con qualche imperatore romano. Allora, il significato anche di questo lavoro è non solo avere collezionare una memoria storica di quello che era la nostra città di Albenga qualche secolo fa, qualche anno fa, ma anche attraverso una serie di immagini ricostruire i vari passaggi che l'hanno portata dal com'era, come eravamo, sino ad oggi. Quali sono innanzitutto i soggetti che preferisce Ilario Navone? Io preferisco le foto più antiche possibili. E poi qualunque tipo di soggetto, dai monumenti, anche ai personaggi, alle persone. Nel quotidiano le botteghe, dagli artigiani. Infatti poi vedremo qualcuno di queste foto esemplari. Senti, ti affidi anche a tecniche di restauro, ci hai raccontato nelle prime puntate che hai cominciato molti anni fa, una ventina d'anni fa, vero? Nell'82. Nell'82, quindi 32 anni fa, quando gli strumenti non erano certo come adesso. No, c'era il Commodore 64 a quei tempi. Allora, quando tu restauri una foto, per esempio, prendiamo una foto come questa, si vede il famoso Traballero, che era 1920. Una carrozza trainata da cavalli nel 1920, col compianto Nino Lamberti, già allora giovane, che trainava questo carro, e qua una foto del 1950, sempre con l'immarcescibile vetturino, col frustino in mano Nino Lamberti, i suoi magrissimi cavalli. Ecco, tu hai restaurato questa foto e le dici sempre per renderla più chiara e leggibile. Come le restauri queste foto? Prima di tutto sono state scansionate con degli scanner con l'effetto Moiré, che rimane tutta quadrettata. L'effetto Moiré cosa sarebbe? Una quadrettatura? È la quadrettatura causata dai vecchi scanner. Un reticolo fastidiosissimo, difficilissimo da togliere. Perché se si pulisce troppo, si sfoca troppo la foto, non si vede più niente. Lì già un grande lavoro solo per quello, prima ancora di cominciare. Con quale strumento lo fai questo lavoro? Con uno scanner? No, con dei filtri che puliscono. E poi intervengo col timbro clone a mano, proprio volta. Quindi a mano, un vero pittore, destinare questo. Sì, sì. Quali sono le difficoltà più grosse di un buon restauro? Probabilmente il deterioramento di una foto. Deterioramento, sì. Più sono vecchie, questa era molto deteriorata. Ecco, prendiamo questa foto dove c'è questa signora che tesse qualche tela. No, sta tingendo? Aggiustando una rete. Ecco, sta aggiustando una rete da pesca? Da pesca, sì. Una pesca, quindi come vedete è una foto poco leggibile questa, del 1900, sì. 114 anni, e lì si fa il possibile. Sì, se si vede l'originale non si capisce niente. Benissimo, qui già si riesce a vedere qualcosa. Qua vediamo una bellissima foto con un personaggio, se ti ricordi chi è questo personaggio? No. Che allora, se qualcuno dei nostri spettatori vede questa foto con questa bellissima bambina e riconosce questo personaggio, magari sulla pagina 6 di Albenga di Facebook di Ilario Navone, può senz'altro dirlo. Allora, questo è un altro esempio. Poi c'è questa bellissima foto,
anche questa sicuramente sottoposta a un restauro. Sì, questo sì. Con delle bagnanti, delle deliziose del 1900. Ragazze bagnanti del 1900. Anche lì tanto restauro, vero? Tantissimo. Facciamola vedere. C'era, c'era la quadrettatura fastidiosissima. Sì. Ecco, e qua invece è un lavoro migliore perché vediamo sì, questo è del 1910. Il mare di Albenga con reti. 1910. 1910, bene. Questa invece è una foto non d'epoca, anche se no. Il monumento è d'epoca, sì, perché è molto recente. Ho fatto l'effetto al contrario, ho invecchiato una foto che ho fatto io. Una foto recente? L'ho fatto quest'anno. Come hai fatto a invecchiarla? Ci sono delle tecniche per invecchiare le foto moderne. Benissimo. Però questa, la moderna, non l'hai invecchiata? No, quella lì no. Quella lì no. Allora, giovanissima. Abbiamo visto alcuni esempi di restauro e di lavoro che ha eseguito il nostro Ilario Navone, il quale presto ci porterà a vedere anche qualcosa a colori, d'accordo? Certo, senz'altro. Grazie a tutti voi, alla prossima puntata, sia con Liguria Web Sport che con Liguria Web Cultura. Arrivederci. Help me somebody. Ok, magari la prossima volta posso portare gli affreschi da far vedere, non so, quelli del municipio. Io direi di sì. Tra i quali, e poi metto anche quella che ho trovato allo spartito, su un affresco.